Cala la notte a Catanzaro, la colonnina di mercurio segna 2 gradi e l'amministrazione comunale per la seconda giornata consecutiva ha allestito un centro per offrire un rifugio e un pasto caldo contro le gelate notturne. Abbiamo letto il vostro annuncio su Facebook, abbiamo... Sì. Grazie. Comprato un po' di tutto. È da qui che inizia il viaggio dei volontari negli anfratti cittadini, dove, lontano da occhi indiscreti, trascorrono le loro giornate senza tetto. Questa è la seconda serata che noi trascorriamo qui per le strade. Abbiamo iniziato questo giro di ricognizione per poter valutare, vedere chi ha bisogno, chi sono i senza tetto. Andiamo a controllare quali sono le zone più o meno note e noi come GISOM forniamo il supporto sanitario per la valutazione di questi soggetti, fornire un primo soccorso e valutare l'ipotesi eventualmente di un trasporto o di un ricovero in ambiente sanitario. Intorno alle 23 la macchina dei soccorsi si mette in moto, raggiungendo quei luoghi noti per essere abituale ma improvvisato rifugio dei senza fissa dimora. Il faretto? Sì, no, una torcia piccolina. Via Turco, a 2 passi dal viadotto Morandi, bisogna percorrere gradini sconnessi per raggiungere alcune baracche di fortuna. Vedi che ci sono le borse lì. Loro dormono là. L'aria, posta nelle immediate vicinanze di Piazza Matteotti e dello storico liceo scientifico Siciliani, è noto in città per essere stato rifugio di una senza tetto e dei suoi molti cani. Qui è stata trovata morta e adesso la baracca ha cambiato proprietario. Siamo in centro. Il viaggio prosegue poi in via Carlo V, una parallela di Corso Mazzini, all'interno della stazione delle Ferrovie della Calabria. Andiamo da qui, questo è un altro posto dove si riuniscono, dove stanno e si riparano. Questi sono i vestiti che conservano per poi cambiarsi, eccetera. Guarda, vedi, ognuno c'ha il suo angolino. Questo è più avanti, ce n'è uno, diciamo, abitato proprio. Adesso mi sa che vediamo se ci sta ancora. Qua non c'è nessuno stasera, però come vedi loro vivono qua, questa, e ci hanno dormito. Adesso stasera magari ancora devono arrivare, arriveranno più tardi. Vedi, si vede che quando fa freddo si riscaldano nel modo che possono. Luana Costa per la CNews 24.